Oggi ci troviamo in Val di Sole per il test di una nuova e-mountain bike di Casa Focus. Non sappiamo bene di cosa si tratta, sappiamo tanto che dobbiamo arrivare lassù in cima e vogliamo fare una cosa diversa. Mi voglio anche un po' esporre e cercheremo di fare un test, diciamo, di prime sensazioni e capire anche che quote geometriche possa avere questa bicicletta. Quindi l'unica cosa che mi perplime è che le biciclette pare siano già lassù, quindi non so come andremo. Vediamo. Ok, abbiamo capito come siamo arrivati su, è stata una salita piuttosto veloce, altro che e-bike. Ecco infatti la nuova e-bike però che vogliamo presentarvi, è la Focus Sam Square. È la bicicletta da enduro a pedalata assistita della casa tedesca e come vi dicevamo non sappiamo nulla di questa bicicletta. Quello che possiamo percepire e captare subito a prima impressione è che salita in sella è una bicicletta veramente possente per quanto riguarda proprio le sensazioni che può dare in discesa. Vediamo i tubi veramente di generosa sezione, telaio in alluminio con batteria da 625 watt-ora e motore Bosch, il nuovo Bosch. Vediamo la molla al posteriore e la Fox 38 per quanto riguarda l'anteriore. Fox 38, quindi escursione direi che secondo me siamo rimasti un po' come la precedente che era 27,5, 170, forse 180 addirittura davanti. Ruote sono cambiate, 29, solo 29 pollici, però vediamo qui che c'è la possibilità di aggiustare la lunghezza del carro, quindi secondo me c'è la possibilità di utilizzare una ruota da 27,5 plus, quindi sfruttando poi la possibilità di accorciare un po' il carro e mantenere quella che può essere la lunghezza. Vediamo il sistema Fold, quindi il sistema proprietario di Focus, sempre molto sensibile e progressivo sul fine corsa, quindi niente, a noi adesso non ci resta che provarla. Siamo qui lato versante opposto alla Coppa del Mondo di downhill e cross country. Niente, ci vediamo dopo per le prime impressioni. Ciao! Ok, prima sensazione in sella. Stiamo salendo su asfalto, in tour. Devo dire, nonostante la molla, devo dire che comunque con il tiro del motore la sospensione non si muove tanto, quindi non c'è una vera e propria necessità di un blocco. Quello che si sente è che comunque è una bicicletta pesante, peserà credo almeno 25 kg, comunque in alluminio, batteria da 625, gomme da 29 con un bel tassello, tanta sostanza da portare su, però è scorrevole. Vediamo dopo sul tecnico. La sensazione sul tecnico cambia un po', nel senso che
si sente che la bicicletta è improntata per la discesa, quindi è un manubrio piuttosto alto e si sente insomma anteriore, bisogna un po' compensare con il busto e andare parecchio in avanti per dare, diciamo, trazione e guidabilità alla bicicletta, diciamo trazione all'anteriore. Per quanto riguarda il posteriore, devo dire che veramente il grip è ottimo, tanta escursione, tanto sag e si ha veramente tanto grip. Adesso diciamo è il momento di iniziare probabilmente a scendere. Eccoci arrivati alla fine di questa giornata. Sono delle prime impressioni, ma una cosa è certa, che questa Focus Sam Square è sicuramente una e-mountain bike da enduro. Abbiamo una forcella Fox 38, 170 o 180 mm, questo ancora non lo sappiamo, vi rimandiamo all'articolo qui sotto. Però c'è da dire che c'è tanta tanta sostanza, a partire dal telaio in alluminio con delle tubazioni ovviamente di generosa dimensione che donano a questa bici una rigidità e una precisione di guida veramente impressionanti. La forcella sicuramente aiuta l'insieme, ma anche le ruote da 29 permettono di avere una grandissima stabilità su quello che può essere il veloce e tecnico. Per quanto riguarda la salita, devo dire sì, l'impostazione è molto discesistica, però si riesce comunque a salire ovunque, non si ha troppo problema per quanto riguarda la sensibilità del carro. Devo dire che la sensibilità del carro anzi aiuta ad avere soltanto grip, mentre quando siamo su percorsi un po' più scorrevoli, comunque il tiro dato dal motore Bosch con batteria da 325 Wh permette di diciamo avere una pedala rotonda e quindi non avere tanto effetto di bobbing. La batteria, come dicevo, da 625 Wh unita adesso al cambio a 12 rapporti permette di mantenere un regime di rotazione un po' più alto e quindi favorire quello che è anche l'autonomia. Abbiamo fatto quasi 1000 metri di slivello e ho utilizzato soltanto due tacche delle 5 a disposizione, quindi veramente un'ottima autonomia per quanto riguarda il nuovo motore Bosch in questo allestimento. E la sospensione, devo dire che sì, è un monocross, però per essere un monocross ha una sensibilità alla fold veramente ottima. Ottima sensibilità per quanto riguarda l'inizio, diciamo, dell'escursione, dei piccoli impatti, e un'ottima progressività che ci viene utile nel momento in cui cominciamo a forzare tanto il ritmo, magari cerchiamo di affrontare appunto gradoni e salti che magari possono impensierire un po' nel momento in cui utilizziamo una e-bike vista appunto del peso extra, però in questo caso si è veramente ben supportati da questa sospensione. Inoltre troviamo che in discesa sia assolutamente stabile per quanto riguarda veloce e ripido, un po' di difficoltà le troviamo nel momento in cui cerchiamo di magari alzare l'anteriore. In questo caso sentiamo un po' più il peso, la bicicletta probabilmente peserà un po' più di 25 kg, quindi è molto stabile, però nel momento in cui cerchiamo di fare manovre un po' più giocose, devo dire che un po' di fatica si fa. Tutto, diciamo, è anche un po' da settare. Sicuramente è una prima impressione, bisogna magari aggiustare quelle che sono le impostazioni sia delle sospensioni, magari anche delle gomme e anche l'altezza magari del manubrio. Però sì, una cosa è certa, è una bicicletta per andare forte. Per ulteriori dettagli, come dicevo, è stato un test, diciamo così, molto veloce e senza tante informazioni. Però le trovate adesso tutte quante scritte nell'articolo, le trovate specifiche per quanto riguarda escursione, taglie e anche riguardo le geometrie e i prezzi. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, perché trovate sempre le ultime novità e ci vediamo alla prossima. Ciao!